fuori il vecchio, dentro il nuovo. Benvenuti alla stagione 2024. Abbiamo parecchi cambiamenti da condividere, dalle modifiche al terreno a nuovi mostri e oggetti. Siete pronti? Cominciamo! Ehi, dove siamo? Oh, la corsia superiore! I muri sono diversi. E guardate, ora l'erba alta è in mezzo al fiume. Questo creerà un percorso di agguato dalla giungla più complesso, quindi chi è in superiore si concentrerà più sull'avversario che sulla giungla. Ci sono modifiche al terreno in tutta la mappa. Come in centrale, l'erba alta è più indietro rispetto alla corsia e abbiamo cambiato i muri dei lati rosso e blu per una migliore simmetria. Questi cambiamenti dovrebbero aiutare una serie di campioni in corsia centrale, specialmente quei maghi senza scatti. Abbiamo anche cambiato i muri davanti alle fosse del barone e del drago per farvi spostare più tranquillamente tra le corsie attraverso la giungla. In corsia inferiore c'è un nuovo percorso di agguato sul lato rosso per miglior simmetria. Abbiamo anche spostato l'erba alta al centro del fiume, così le squadre possono combattere meglio per la visione. Ci si scatena! I nuovi percorsi non sono l'unica cosa da tenere d'occhio. Nella landa è arrivato un nuovo mostro del vuoto. A inizio partita apparirà un campo di 3 larve del vuoto nella fossa del barone. Degli insetti del vuoto difenderanno la larva che attaccherete. Uccidere una larva del vuoto dà un buff permanente alla squadra che infligge danni nel tempo attaccando le torri. Per ogni larva che uccidete, il buff diventa più potente. Uccise le prime 3 larve, qualche minuto dopo ne appariranno altre 3. Se la vostra squadra riesce a ucciderle tutte e 6, sbloccherete il buff massimo. Attaccando una torre, applicherete danni nel tempo e evocherete degli insetti del vuoto in vostro aiuto. Queste larve hanno un effetto incrementale e non serve eliminarle tutte. Anche ucciderne una può darvi un vantaggio di squadra e impedire ai nemici di eliminarle tutte e 6. A 14 minuti le larve rimaste scompaiono e il messaggero della landa entra in partita con un nuovo look. Forse è il suo vero aspetto, o forse è per la malefica influenza del vuoto da cui proviene. Se lo uccidete, potete evocarlo per marciare in corsia e distruggere torri. Oppure, un membro della squadra può salire a bordo e giocare alla carica degli evocatori, guidando il mostro in battaglia. Colpire torri col messaggero dà danni extra e potrete travolgere i campioni per danneggiarli e lanciarli in aria. Colpendo il terreno, oppure una torre, il pilota salta fuori e parte un tempo di ricarica, che si azzera se colpite una torre, ma richiede più tempo se colpite un muro. Tutti a bordo del treno Shelly! Ora parliamo di... cos'era? Il barone Nashor, il tiranno del vuoto della landa, è tornato più cattivo che mai. Quando entrerà in partita ve ne accorgerete. Quando appare, il barone assume una di 3 forme. Ciascuna fornisce il solito buff, ma cambia il modo in cui combatte e la forma della sua fossa. Ma non è finita. Con l'arrivo del barone, l'influenza del vuoto si diffonde sulla mappa, donando ad Argogranchio, Rovobestia e Sentinella un potere oscuro. L'Argogranchio del vuoto diventa più difficile da uccidere. Quando muore, rilascia una scarica come germoglio di divinazione, rivelando i campioni e i lumi nemici in una vasta area. Chiaro, no? I buff rosso e blu del vuoto richiedono un po' più di sforzo, ma conferiscono il buff a tutti i compagni di squadra che sono vivi in quel momento. Niente più bisticci per chi prende il buff blu. A proposito di nuovi buff, parliamo della landa infernale. Le versioni della landa degli elementi sono state rinnovate per adattarsi al nuovo terreno e la landa della montagna ha perso qualche muro. Ma la landa infernale è tutta nuova. Al momento non abbiamo ancora filmati di gioco pronti, quindi la descriverò a parole. Invece di un ambiente incendiato, la landa infernale spargerà braci per tutta la mappa. Raccoglierle dà velocità di movimento e buff alle statistiche. Quando morite perdete metà delle braci e altri potranno prenderle. Non vi servivano più, giusto? Come gli scorsi anni, abbiamo modificato alcuni oggetti. E insomma, parecchi. Per esempio, gli oggetti mitici non ci sono più, andati! Abbiamo invece aggiunto, rimosso e aggiornato una serie di oggetti in varie classi di campioni. Maghi, assassini, tank, incantatori, combattenti e tiratori noteranno parecchi cambiamenti in questa stagione. Tipo il nuovo apice della tempesta per gli assassini basati sul potere magico e maghi di raffica. Abbiamo ritoccato gli oggetti per le missioni dei supporti che ora hanno un oggetto unico a inizio partita con statistiche minime. Ottenete oro con questo oggetto eliminando quantità fisse di minion o colpendo i campioni nemici con abilità o attacchi.
A livello medio sbloccate lumi ricaricabili. A livello finale potrete scegliere tra vari oggetti potenziati adatti al vostro stile di gioco. Potete proteggere il vostro carry o scegliere tattiche di supporto più aggressive. Mentre girate per la mappa con nuovi mostri e nuovi oggetti, non perdete d'occhio i vecchi rancori. Abbiamo aggiunto delle missioni campione che si attiveranno quando alcuni campioni si trovano insieme. Sconfiggere il rivale della squadra nemica darà un piccolo buff. Non avrà un impatto forte sulla partita, ma sarà una bella ricompensa per Renekton se riuscirà a darle a Nasus. Molte modifiche hanno l'obiettivo di rendere i sistemi e le meccaniche di gioco più facili da comprendere. È questo il senso di molti dei cambiamenti o di modifiche minori come il linguaggio dei tooltip. Vogliamo anche che sia più piacevole stare nella landa. Noterete che la musica cambia nel corso della partita in base a dove siete e a cosa state facendo. E il barone avrà il suo tema? E ora potete festeggiare o disperarvi con la squadra con un gesto comprensibile a tutti, battendo il pugno. Ok, abbiamo detto tante cose. Riassumendo, nuovo terreno uguale nuovi percorsi. Ci sono le larve e potete guidare il messaggero. Il barone fa più paura e il vuoto è ovunque. La landa infernale è diversa, più nuovi oggetti. Alcuni campioni scatenano le loro rivalità e i pugni esplodono tra i fuochi d'artificio. Chiaro? Bene. Se siete interessati a tutti i dettagli, ne parliamo nell'articolo qui sotto. Quindi studiate, amici. Ci vediamo a gennaio con l'inizio della stagione 2024.